Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati e buona domenica. Come state? Spero tutto bene. Oggi conferenza stampa ad un orario particolare, infatti a mezzogiorno di domenica non è proprio un orario a cui siamo abituati, però fatto sta che dobbiamo parlarne, dobbiamo parlare di un Empoli-Juventus che è una partita che secondo me non sarà il focus principale della giornata di domani, infatti sappiamo che domani avremo anche qualche informazione in più lato penalizzazione. Sulle plusvalenze, Allegri l'ha buttata molto invece sull'aritmetica, sui 3 punti che mancano per conquistare appunto l'accesso alla prossima Champions League. Sappiamo bene che invece domani non sarà quel tipo di partita perché siamo in attesa di sapere quanti punti saranno. Si mormora che possano essere 12, quindi 15 erano troppi, però 12 dovrebbero essere quelli giusti, giustamente, tutto sto casino. Vabbè, dopo domani vedremo di che morte morire, anche se non mi sorprenderebbe nemmeno tipo 13 o 14. A questo punto penso che tutto possa essere accettabile perché, vabbè, poi ne parliamo, dai, domani un po' più nel dettaglio. Oggi cerchiamo di parlare della conferenza stampa di Allegri, conferenza stampa in cui i giornalisti sono andati praticamente tutti nella stessa direzione, cioè cercare di capire da parte di Allegri se ci sarà un movimento in panchina, se sente la fiducia da parte della società, come si sente lui. Lui ha risposto dalla parte sua, ha glissato invece dalla parte della società. Mi sarei aspettato, devo dire la verità, sono sincero, delle domande inerenti al percorso, alla stagione, al grado di soddisfazione, dato che ricorderete quel litigio con Fabiana Della Valle dove gli veniva chiesto se era soddisfatto della stagione della Juventus, e lei diceva aspettiamo di capire quelli che sono i termini, gli risultati che raccoglieremo alla fine della stagione. Abbiamo ancora una coppa da giocarci, ora che non abbiamo più quella coppa da giocarci e rimangono soltanto 3 partite che possano confermare un secondo posto in campionato, sì, che sappiamo bene che non arriverà, comunque per la Juventus il secondo posto lo prendi volentieri per quelli che sono stati i 2 anni precedenti, ma non è il target, o almeno nello sport ci sta arrivare secondi, però arrivare secondi a 1 chilometro e mezzo da chi è arrivato primo, un pochino di noia secondo me te la dà, se tifi Juventus. Poi sappiamo che è stata un'annata difficile, cerchiamo di prenderci sto secondo posto, devo dire la verità. Empoli, Milan e Udinese sono 3 partite in aggiunta alla penalizzazione che non ho idea, no, non voglio giudicare, non so con che mood le andrò ad affrontare, semplicemente non ne ho idea. Quindi cerchiamo di capirne più. Allegri dice lo spirito deve essere quello di una squadra che deve reagire dall'eliminazione in finale di Europa League. Abbiamo da mantenere e difendere un secondo posto in classifica. Risultato importante, negli ultimi 2 anni siamo arrivati quarti. È quello che dicevamo prima. Con la proprietà ho parlato. Ho espresso i miei pensieri come tutti gli altri anni a fine stagione. Quotidianamente mi confronto con Calvo e Scanavino. In questo momento non ha senso parlare di futuro, abbiamo 3 partite importanti. Noi sul campo dobbiamo lasciare la Juve nelle prime 4 posizioni, sono importanti per un club di calcio italiano. Quello che succede fuori non possiamo farci niente, dobbiamo aspettare che decidano fuori. Mancano 15 giorni, dobbiamo rimanere concentrati. E questo ovviamente è giustissimo che Allegri lo vado a ribadire perché è l'allenatore della squadra, deve comunque mantenere questa linea, anche se pensa che queste 3 partite sono inutili e che la penalizzazione arriverà e che quindi sono inutili, non può fare altro che dire questa cosa. È giustissimo che tenga la concentrazione alta nei confronti dei suoi ragazzi. In questo momento non ci ho pensato, penso solo che sia necessario andare ad Empoli e vincere per toglierci le scorie di Siviglia. Noi quello che abbiamo fatto e stiamo facendo lo dobbiamo fare bene. Matematicamente ci servono 3 punti per essere nelle prime 4, a prescindere di quello che succede fuori. Lì noi non ci possiamo fare niente. Psicologicamente siamo abituati a tutto. L'importante è concentrarsi e volere questo secondo posto. Poi punti e non punti non cambia niente, dobbiamo essere forti. Lo siamo stati per tutto l'anno e dobbiamo continuare ad esserlo in questi ultimi 15 giorni. Questo gruppo, e non solo la squadra, ma tutti quelli che lavorano dentro la Continassa, ha lavorato bene e serve raggiungere risultati sul campo. E ribadisco un insieme di frasi fatte che giustamente va a dire perché in questo momento io credo che tutti dentro la Juventus siano demotivati e che trovino veramente poche volontà nell'affrontare queste ultime partite, anche perché domani si gioca la partita più importante e non si gioca in campo. E quindi Allegri doveva per forza di cose cercare di dire alcune cose per rispondere a una domanda che in questo momento non poteva avere una risposta differente. E poi qua la domanda di Fabiana Della Valle, la risposta di Allegri. Ma secondo te tu rimarrai al 100%? Questa è la tua volontà ed è quella della società? E Allegri dice: io ho un contratto di 2 anni, rimango al 100% per mia scelta. Io posso decidere su di me, non posso decidere quello che avviene nella testa degli altri. Quindi, se per tante volte durante l'anno abbiamo ipotizzato un Allegri che poteva dare le dimissioni,
togliamocelo dalla testa, almeno secondo la risposta di Allegri, che è: io rimango al 100%, ho altri 2 anni di contratto, io rimango al 100% per quella che è la mia volontà. Poi, se gli altri decideranno di, beh, io su questo non ci posso fare niente. Quindi, secco, diretto, per una volta risposta alla domanda, senza giri di parole, io rimango al 100% per quella che è la mia volontà. Quindi, se si cambierà per decisioni altrui. Qui Allegri lancia un pochino, tra virgolette, la patata bollente alla dirigenza, del tipo: io ragazzi, questo voglio fare, se volete cambiare idea, nessun problema, fate voi, però sappiate che io ho altri 2 anni di contratto. Questo è il messaggio che lancia Allegri. Quando si gioca alla... ecco, poi questa gli chiedono di Szczęsny, delle parole di Szczęsny che andavano un po' in direzione opposta rispetto a quelle di Allegri del post partita. Allegri dà una risposta che dimostra di essere abbastanza infastidito, non dico sul piede di guerra, dico infastidito nei confronti di Szczęsny. Sul piede di guerra ci arriviamo dopo, perché Allegri dice: quando si gioca alle partite, dopo la partita, bisognerebbe stare zitti. Faccio fatica anche io a parlare. A caldo si dicono cose inesatte, perché dopo il campo ci sono componenti emotivi molto forti. E qua sono assolutamente d'accordo che ci siano componenti emotive molto forti, però se un giocatore viene chiamato per l'intervista, come viene chiamato l'allenatore, e l'allenatore parla, non vedo perché il giocatore dovrebbe stare zitto, a meno che non vada a dire la stessa cosa che vuole l'allenatore. Quindi... no, bisognerebbe stare zitti, non è vero, l'allenatore e il giocatore deve essere intervistato per contratti, lo sappiamo, che ci siano componenti emotive molto forti e che vadano magari a modificare, quello indubbiamente lo sappiamo bene, ma io stesso lo sento quando faccio i video post partita e quando faccio i video invece un paio d'ore dopo, il giorno dopo, ci sono componenti emotive decisamente differenti, anche se non mi va giù, però la delusione magari si è un attimo ammorbidita, diciamo così. Poi dà una risposta che a me non piace, ma ve ne ho già parlato, perché dice: la squadra Siviglia ha fatto tutto quello che poteva fare e l'ha fatto nel migliore dei modi. Siamo stati imprecisi in attacco e abbiamo preso un gol che si poteva evitare. Andare a Siviglia a fare 5-6 palle gol non era semplice, sono forti, lo dimostra la loro storia in Europa League. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Il fatto che ci siano stati 5-6 palle gol, lo sapete, non lo nego, è vero. Siamo stati molto imprecisi in attacco, è vero, non lo nego. Mi ha preso un gol che si poteva evitare, sì, però abbiamo anche evitato gol che si potevano prendere. Cioè, a me non piace una narrazione a senso unico. La partita di Siviglia per me è stata una partita che la Juventus avrebbe potuto vincere, ma avrebbe potuto pure straperdere. E poi è ovvio che la precisione sottoporta fa la differenza, ma come l'ha fatta nella sconfitta, l'ha sempre fatta magari anche nella vittoria, nelle vittorie, nei trofei che abbiamo portato a casa negli altri anni, ma fa parte di ogni singola partita di calcio questa roba qui. Il problema è che la Juventus, secondo me, è stata schiacciata completamente per tutta la partita e l'atteggiamento con cui si andava a affrontare una semifinale addirittura europea, secondo me, quello non è stato giusto. Io mi rivedo molto nelle parole di Szczęsny, che, anche se le ha dette a caldo, secondo me, sono cose che pensava, sono concetti importanti quelli che ha espresso Szczęsny, per quanto mi riguarda, è la mia opinione. Se Allegri non è d'accordo, mi dispiace, ci sta, ognuno ha diritto ad avere la sua opinione, però a me sentire che la squadra ha fatto tutto quello che poteva fare mi sa molto di arrendevole, perché ribadiamolo sempre, era una semifinale di ritorno di Europa League. Cioè, se il Napoli e il Milan arrivano ai quarti di Champions, il Milan e l'Inter arrivano in semifinale di Champions, l'Inter arriva in finale di Champions, è tanto più forte l'Inter di noi, tanto più forte il Milan di noi. Per me il Napoli sì, l'Inter e il Milan io le vedo molto simili a noi, cioè sono l'Inter ha maggior ragione, squadra con potenziale che ha avuto tanti problemi, che comunque in un modo o nell'altro è riuscita a uscirne con una squadra molto forte. Noi siamo una squadra molto forte, siamo molto vicini al livello dell'Inter. Io è tutto l'anno che vi dico: non so se siamo più forti dell'Inter, se sono più forti loro, secondo me siamo simili. Poi uno può avere l'idea di pensare che loro siano più forti, che siamo più forti noi, che siamo uguali, non lo so, non mi interessa, ma questa è una discrezione ovviamente soggettiva. Però secondo me Juve e Inter sono le squadre comunque più attrezzate in Italia, ma non lo dico solo io, lo dice anche il Montengaggi, perché allora mi viene da dire: che senso ha la Juventus mantenere un Montengaggi così elevato, pagare i calciatori così tanto, avere degli status importanti nei calciatori, se poi uno arriva in finale di Champions, tu in girone di Champions invece fai il disastro, perdi pure dal Maccabi in casa loro, esci con 3 punti, vai a fare l'Europa League, arrivi in semifinale d'Europa League, e questo è il massimo che potevi fare. Cioè, allora secondo me c'è un problema di cortocircuito, perché se questo è il massimo che poteva fare la Juve, allora ragazzi, cioè, ci sono dei problemi grossi, però questo non è assolutamente il massimo che può fare la squadra, ma neanche lontanamente. Poi ribadisco, è l'opinione dell'allenatore, ci può essere d'accordo, si può non essere d'accordo, però secondo me ragazzi non era il massimo,
E secondo me l'analisi di Szczęsny è molto esatta. Facciamo gol, non possiamo permetterci di schiacciarci, non è l'atteggiamento giusto, dobbiamo cercare di andare a farne un altro. Se la Juve fa i 0 titoli 2 anni di fila, non è una cosa giusta, perché la Juve competi per vincere trofei e non per partecipare. Secondo me sono tutti concetti giusti questi qua. Sono concetti di una persona che lavora nel calcio e sa che esiste la vittoria, sa che esiste la sconfitta, ma sa che quando poi si perde bisogna anche analizzare in modo critico per migliorare, invece che dire semplicemente vabbè, abbiamo sbagliato in attacco, abbiamo preso un gol che poteva non prendere. Sì, e allora i 10 miracoli che ha fatto il portiere non li contiamo? Cioè, secondo me è molto semplicistica come analisi, non è un'analisi corretta. Poi io mi auguro che la faccia davanti ai microfoni e alle telecamere e dentro lo spogliatoio alla squadra di Caltro, però il fatto che poi risponda anche in un altro modo a Szczęsny a me fa pensare che invece questa sia proprio l'analisi condivisa di Allegri. Sbaglierò, non lo so, non sono nello spogliatoio, non ne ho la più pallida idea, però dire che questo è tutto quello, il massimo raggiungibile che poteva fare la squadra, cioè, parte Bonucci e Pogba, credo che ci fossero tutti i giocatori a disposizione, tra l'altro, per la Juventus, eh? Se vado, è di Sciglio, hanno 3 giocatori fuori. Con una rosa del genere così lunga, secondo me quello non è il massimo. Ma rimane la mia umile opinione, certo che possa non essere condivisa da tutti, in particolar modo da Allegri. A Siviglia abbiamo giocato 120 minuti. Abbiamo giocatori che non hanno giocato e saranno disponibili. Ci saranno dei cambi, valuterò. Vlahovic era febbricitante, Rabiot era claudicante, Miretti ha giocato poco, Milik anche, abbiamo poi Barbieri, non avremo Cuadrado e Danilo squalificati, Sandro non ha giocato, Kostic pure, domani abbiamo una squadra che può fare una partita importante per portare a casa 3 punti contro un Empoli salvo, sono brillanti, non hanno pensieri, creano, e a Empoli è sempre difficile giocare, e a Siviglia è sempre difficile giocare, a Empoli è sempre difficile giocare, a Genova è sempre difficile giocare, a Roma è sempre difficile giocare, a Firenze è sempre difficile giocare, ogni volta che si va in trasferta è sempre difficile giocare. Non so perché quando venga gli altri a casa nostra all'Allianz Stadium è sempre difficile giocare, però per gli altri diventa sempre più semplice. Non riesco a spiegarmela questa cosa. Questo non lo so, io non sono nella testa degli altri. Io posso dire la mia scelta, il resto vedremo. Al momento bisogna essere concentrati su campionato e finale di stagione. Vedremo se la Juve parteciperà alle coppe o meno, poi i dirigenti faranno valutazioni come normale che sia. In questi ultimi 15 giorni importanti dobbiamo continuare a lottare. Sul campo bisogna fare quello che ci è stato chiesto di fare, ovvero portare la Juve nelle prime 4 per giocare la Champions. Domani è molto importante, la vittoria garantirebbe l'aritmetica di essere nei primi 4. Questo dobbiamo fare noi, il resto non so cosa possa succedere. Qua Allegri ci dà una risposta senza volere, Qua Allegri ci dà un input. Che cosa è stato chiesto ad Allegri nel momento della dimissione del CDA? Di portare la squadra nei primi 4 per giocare la Champions. Che è ben diverso rispetto a qual era la richiesta iniziale dopo il mercato, dopo magari la riunione, il progetto, l'idea, i risultati da ottenere in estate. Perché in estate sicuramente non è stato chiesto ad Allegri di fare 0 titoli e di arrivare nei primi 4 e basta. Non è stato chiesto questo. Può essere che invece, dopo le dimissioni del CDA, nel momento più difficile per la Juventus, è stato chiesto, sai cosa, se tu ci porti nelle prime 4 siamo già tranquilli perché è il momento difficile, bla bla bla. Questo potrebbe benissimo essere accaduto. Poi, lato dirigente, io capisco che si possa chiedere una roba del genere per un discorso economico, però il discorso che facevo ieri, cioè non dimentichiamoci mai che la Juventus sì è una società per azioni, sì è quotata in borsa, sì è un brand, sì è qui, sì è là, sì è su, sì è giù, ma la Juventus era e rimarrà una squadra di calcio. E se la Juventus ha tutti questi privilegi di avere il brand supersonico, di essere conosciuta in tutto il mondo, di essere piena di azionisti, è perché dentro al campo ci vanno i giocatori che fanno emozionare i tifosi e i tifosi seguono la Juve per questo. Cioè la Juve è questo per noi, eh? Cioè intendiamoci, senza il tifoso, che è sempre il fulcro, sta roba non sta in piedi. Cioè, se il tifoso ha una certa, semplicemente si stanca di andare allo stadio, di comprare la maglietta, di fare l'abbonamento alla Pay TV e tutte queste cose qui, che secondo me sono utopia, perché il tifoso è innamorato. Il tifoso non segue una logica, il tifoso segue il cuore non ha la logica. Cioè, non ragioni con la testa, ragioni col cuore. Perché sei innamorato di sta roba qui. Perché è una passione, ti piace, ti ha preso. Benissimo. Però la priorità deve essere il campo. Io capisco, sì, in situazione difficile arriviamo nelle prime 4, così poi magari li mettiamo in difficoltà, li facciamo. Però si può essere soddisfatti di quello che si è visto in campo quest'anno?
Cioè, io non riesco ad aggrapparmi né al risultato né alla prestazione quest'anno. Che cosa mi aggrappo? Cioè, che la Juve arrivi seconda senza aver mai lottato con il Napoli per lo scudetto. Allora, per me è uguale arrivare quarti. Poi anche questa è una mia riflessione, è soggettivo anche questo. Però per me arrivare secondi senza aver mai lottato per il campionato o arrivare terzi, arrivare quarti, dato che i posti in Champions sono quelli lì, cioè c'è stato solo il Napoli in lotta con il Napoli quest'anno. Cioè il Napoli è stato l'anti-Napoli. Juve, Milan, Inter, Atalanta, Roma, Lazio sono state sempre lì a scambiarsi. È stata una battaglia di morra cinese. Prima vinceva uno, poi vinceva l'altro, scavalcato, tolti i punti, ridati i punti, domani toglieranno i punti. Cioè, per il resto è stata cioè, sarà per quello che io puntavo così tanto nell'Europa League. Sarà per quello che io un cazzo di trofeo, anche se non di primo pelo, perché la Coppa Italia non è il primo trofeo che mi viene in mente iniziando da vincere. Però se non posso vincere la Serie A, datemi la Coppa Italia. E no, l'Europa League non è il trofeo che voglio vincere in Europa. Quella è la Champions. Non posso avere la Champions, datemi l'Europa League. E invece no, non raccolgo i risultati. Però cazzo, ogni partita finisco e dico: oh, mi sono guardato 90 minuti in cui almeno la mia squadra è... No. Io poi capisco tutto il resto, capisco i discorsi. Sì, situazione difficile, sì, le richieste, il quarto posto e i 2 anni di contratto e... Però cosa mi rimane? Cioè, cosa tocco? E ripeto, lo faccio sempre volentieri, perché sono innamorato di questa squadra e queste 3 partite me le guarderò volentieri, perché sono innamorato di questa squadra. Io sabato vado a Napoli, ho un appuntamento con dei miei amici, andiamo a farci un weekend a Napoli e io devo andare e tornare da solo. Perché? Perché sabato sera, il 28, si gioca, domenica sera si gioca col Milan, e quindi io non posso tornare con loro perché tornano tardi. Io vengo a casa appunto a vedermi questa partita, perché ovviamente è il mio lavoro, ma anche perché comunque ci tengo a fare questa cosa, anche se ormai la partita, bene o male, è inutile. E lo faccio perché? Perché mi piace la Juventus. Non mi gasa, non mi dà emozioni forti in questa stagione. Non me la date neanche nella passata. Non mi sto nemmeno giocando niente. È un ragionamento super incoerente. Perché me ne rendo conto che è super incoerente. Ma perché non parte dalla testa, parte dal cuore. E come glielo spieghi al cuore che queste cose non hanno senso? Non ce la fai. Non ce la fai. Quindi si spera che si possa migliorare. Però secondo me sono discorsi che sono un po' campati per aria, quelli del sì, vabbè, però almeno arriviamo quarti o confermiamo il secondo posto. E intanto viene a dire semplicemente: ma chi se ne frega allora? Avrei preferito arrivare a quarto e vincere l'Europa League. O addirittura quinto e vincere l'Europa League. Però va bene. Le parole di Elkan mi hanno fatto solo che piacere. Io sono sempre stato a disposizione di Milan, Juventus e Cagliari quando ho lavorato in Serie A. Faccio parte di un'azienda, ho responsabilità. Ci sono momenti in cui si possono fare cose e altri no. Quando mi dicono aziendalista è un complimento. Non sei solo un allenatore, sei responsabile di area sportiva e deve scegliere insieme alla società il meglio dei risultati dentro e fuori dal campo. Poi la società valuta e fa scelte dove magari l'allenatore non entra. Io sento la fiducia perché abbiamo fatto, dispiace non essere andati in finale di Coppa. Se non facciamo casino in queste 3 partite siamo secondi in classifica, al netto di tutti, dietro solo al Napoli. Se poi ci mettiamo in lordo la classifica poteva essere migliore. Sì, però se mio nonno aveva 3 palle era un flipper. E allora se non prendiamo 3 gol nel secondo tempo a Cardiff vince la Champions. E allora se non prendiamo 2 gol nel secondo tempo a Berlino vince la Champions. E allora se avrà la spazza andiamo avanti. E allora se Ronaldo non fa 3 gol al ritorno all'Atletico veniamo eliminati. E allora se Szczesny pare il rigore al Bernabeu andiamo avanti con Real. E allora se qui, se là, non viene espulso Chiera, non mi ricordo neanche più, Brozovic nella partita con l'Inter e viene espulso Pjanic, non vinciamo quello scudetto. Cioè, poi, allora, o prendiamo sempre il se o non prendiamo mai il se. Cioè, io sono abituato a, succede questa roba qui, sì, ci possono essere dei se, però li lasci da parte. Cioè, non si può dire, però forse sai allora che... A me sembra anche folle arrivare al termine di questo campionato e dire sì, va bene, siamo secondi dietro al Napoli al netto, però al lordo forse senza determinati episodi. Ma come ci competevi con questo? Come potevi competere con questo Napoli? Cioè,
All'andata, quando era tutto acceso, te ne ha dati 5. 5 te ne ha dati, eh. Al ritorno non meritavi di perdere. Perché non meritavi di perdere. Eppure, nonostante questo, ti ha battuto. A me sembra... fuori dal mondo. Cioè, mi sembra letteralmente fuori dal mondo. Mi rendo conto che sono i discorsi che faceva gli altri quando vincevamo noi, eh. Quando vincevamo noi. Gli altri dicevano, se... E lo stesso Allegri diceva, sì, però se noi vinciamo e gli altri no, ci sarà un motivo. Gli altri parlano, ma vince sempre solo uno. Allora vedi che siamo tutti uguali. Cioè, vedi che siamo tutti uguali, non cambia niente. E quello che vince ha ragione e gli altri parlano. Sarà sempre così allora. Però allora, se non vinciamo, parliamo. Non è che poi deve dare fastidio se parliamo. Non capisco questa cosa, non riesco a spiegarmi questa cosa. Allora, se vinciamo noi e gli altri parlano, non deve darci fastidio, dobbiamo lasciarli parlare e fine. Cioè, la trovo tutto così un po' assurdo, non me lo spiego. E poi c'è la risposta che più mi ha lasciato spiazzato, devo dirvi la verità, perché fino adesso abbiamo parlato in tranquillità, però io quando ho sentito questa roba ci sono rimasto male, perché Allegri dice, vabbè, su Szczesny non c'è a spiegare niente. Io non so che cosa abbia detto, poi lui, non conoscendo molto bene l'italiano, avrà sbagliato nell'uso dei termini. Ma ragazzi, io... mi pare che Szczesny l'italiano lo conosca decisamente molto molto bene. Ha fatto 3, 4, 5, credo 5 o 6 anni di Juve, più 1 o 2 anni di Roma. Cioè, comunque, almeno 6 anni che è in Italia. Cioè, l'ho sentito parlare l'altro giorno su Twitch, la Juve... perfetto, alle telecamere, perfetto, l'ho beccato 2 volte quest'anno, perfetto. Cioè, mi sembra che l'italiano lo conosca molto bene e che non abbia errato nell'utilizzare dei termini, che, cioè, ha espresso dei concetti in italiano fluente e li ha espressi perché li voleva esprimere. Cioè, non ha sbagliato niente, anche perché prima non so cosa abbia detto, poi però si è sbagliato e allora forse lo sa che cosa ha detto, forse non gli va bene. Vediamo se domani gioca Szczesny o Perin. Non lo so, la butto lì, vediamo se domani gioca Szczesny o Perin. E poi dice, sì, vabbè, poi Cuadrado ha fatto una battuta. E magari anche Danilo si sarà sbagliato nel dire che sono i giocatori di esperienza, non i giovani, che devono vincere le partite. Poi dice, un allenatore deve giocare a seconda delle caratteristiche dei giocatori. E a me pare che questi giocatori non vengano massimizzati dal modo in cui vengano messi in campo in quest'anno. Cioè, non mi pare che sia così. Vi faccio un esempio, Rabiot. L'anno scorso Rabiot è stato utilizzato in una posizione che non era la sua, quest'anno invece sì, e mi pare che abbia massimizzato il suo rendimento. Ci sono tanti giocatori che quest'anno non giocano nella migliore delle condizioni, Chiesa, Di Maria, Vlahovic, cioè questi giocatori non devono giocare con lo stesso Locatelli, a cui viene richiesto un altro tipo di compito rispetto alle sue caratteristiche. A me non pare che questi giocatori siano messi nella migliore condizione. Lo è Bremer, lo è stato Alexandro da Braccetto, lo è Danilo, forma questa buona difesa 3, lo è Kostic, però poi penalizza i giocatori offensivi, cioè ci sono tanti giocatori offensivi che vorrebbero difendere in avanti, anche Cuadrado l'altro giorno te l'ha detto, però Cuadrado ha fatto una battuta e va bene, anche secondo me ha fatto una battuta, però quella battuta lì ti racconta qualcosa, come ti racconta qualcosa le parole di Szczesny in italiano, dove non si è sbagliato, e le parole di Danilo in italiano, dove non si è sbagliato, erano concetti che volevano esprimere, erano concetti che vanno in antitesi rispetto a quello che sta chiedendo l'allenatore in questo momento. Cioè, poi Allegri in questo è sempre bravo, no? Nel senso, a girarci intorno, a far finta di niente, a far sembrare che... però qua l'ha detta veramente grossa. Cioè, che Szczesny non sappia l'italiano, ragazzi miei. Vabbè, non saprà l'italiano Szczesny. Poi Allegri dice, si poteva fare meglio o peggio? Siamo arrivati in semifinale di Europa League. Non era facile, siamo usciti facendo una buona partita. Poi me lo insegnate voi, nel calcio contano i risultati, perché quelli rimangono. E anche in Coppa Italia abbiamo fatto 2 buone partite. Poi in mezzo alle partite non siamo stati fortunati nelle decisioni. E allora ancora, vedi, cioè, io capisco che è stata un'annata complicata, è stata un'annata difficile. Allora però, se poi i risultati non arrivano, significa che non siamo stati bravi, no? Perché se fossimo stati davvero bravi sarebbero pure arrivati i risultati in mezzo a un'annata difficile. È inutile poi parlare di mezzo alle partite. Certo che ha destabilizzato l'ambiente. Però... a me sembra che sia stata un po' troppo abusata questa scusa qua. E attenzione, io riconosco ad Allegri tanti meriti nella gestione del gruppo all'interno di questa burrasca. Perché secondo me Allegri da gennaio in avanti ha fatto un lavoro che secondo me non era nemmeno il suo. Cioè, dovevano metterci qualcuno di predisposto a cercare di fare quel tipo di lavoro
anche della comunicazione. Cioè, è stato proprio, secondo me, buttato in pasto ai leoni. Però sul campo, male. Cioè, dall'inizio alla fine, male, dall'inizio alla fine. C'è stata quella breve risalita con le 9 vittorie di fila, dove comunque anche lì alcune non le devi vincere, però sai, quando poi vinci le partite che non ti meriti, inizi a entrare in un mood che le cose stanno andando in un certo modo. Ce ne sono state 2 o 3 belle all'interno di quel filotto, e va bene, quella cosa me la prendo, perché ho visto che c'è stata la volontà comunque di cambiare un andamento che era pericoloso. Però poi se arriviamo e diciamo, sì dai, siamo arrivati in semifinale di Europa League, siamo usciti facendo una buona partita. Sì dai, siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia, siamo usciti facendo una buona partita. Ma scusate, ma siamo la Juventus, zio cane, siamo la Juventus o siamo l'Atalanta? Che si dice, sì vabbè dai, se arriva seconda, cazzo, un buon piazzamento, arrivi in finale di Coppa Italia, cazzo non c'era mai arrivata, prova a vincere un trofeo, minchia non l'ha mai vinto. O sia la Fiorentina, che gioca 2 finali comunque quest'anno, più di noi. O siamo, non lo so, la squadra che volete voi. Con tutto il rispetto per queste squadre, con tutto il rispetto, perché sicuramente stanno facendo stagioni migliori della nostra a seconda di quelli che erano i piani di partenza. Anche quando mi si dice, sì ma la Roma è andata in finale facendo un tiro in porta. Però la Roma, ragazzi, cioè, io ho 30 anni, 31 tra 2 mesi, 31 anni tra 2 mesi. Sono del 92. Io non ho mai visto la Juventus vincere un trofeo internazionale. La Champions l'ha vinta nel 96. Io avevo 4 anni. Non me la posso ricordare. 4 anni. Quindi io da quando tifo Juventus, quindi da quando avevo 14 anni, quindi 17 anni, quasi 18 anni, non ho mai visto la Juventus vincere un trofeo internazionale. Secondo me è pesante questa cosa qui, eh. È pesante. Cioè, e non è che sono un ragazzino. Cioè, ormai sono un uomo. La Roma l'anno scorso ne ha vinto uno, quest'anno fa un'altra finale. La Fiorentina quest'anno la può vincere. Secondo me sono cose molto molto complicate da affrontare. Poi se arriviamo a dire, sì però siamo arrivati in semifinale di Europa League, vabbè, cosa devo fare? Un applauso? Vabbè, farò un applauso. Bravi! Squadra che doveva cercare di arrivare almeno ai quarti di Champions, è arrivata in semifinale di Europa League. Vabbè, bravi! Coppa Italia siamo usciti, abbiamo fatto una buona partita. San Siro contro l'Inter è sembrata una delle partite più terrificanti che si siano mai approcciate. Però va bene, faccio un altro applauso. La Juventus che arriva in semifinale di Coppa Italia. Bene. Oh, forse arriviamo secondi. Faremo un altro applauso. Triplette, semifinale di Europa League, semifinale di Coppa Italia, secondo posto in campionato. Triplette. Però 0 titoli. Cioè, siamo la Juventus. Lo ripeto, zio cane, siamo la Juventus. Siamo la Juventus. Io queste cose qui non le posso accettare e ripeto, io sono consapevole che ci siano state delle difficoltà, però se poi queste difficoltà devono inglobare tutto, allora non sono d'accordo. Allora facciamo una roba, se fossero state difficoltà, 0 titoli, però cazzo almeno vedevo la squadra che andava in campo e mi faceva le partite come me le doveva fare, mi andava a aggredire gli avversari, mi cercava di dimostrare che voleva fare. No, neanche questo. Allora questo però non viene dalle difficoltà, perché questo tipo di approccio alle partite, questo tipo di organizzazione alle partite c'era prima della penalizzazione, nella prima parte di stagione, dove eravamo già andati a perdere il campionato, dove eravamo già usciti dalla Champions. Lì la penalizzazione non c'era neanche l'anno scorso, dove hai fatto comunque 0 titoli, ma almeno quelle mettimele. No, neanche quelle. Cioè sono svuotato io da questa stagione, sono svuotato, perché non mi lascia niente. Cosa mi lascia questa stagione se non ansia e tristezza? Cioè, non mi lascia niente. Niente. Non posso dire nient'altro se non questo. Non mi lascia niente questa stagione. Soltanto un forte senso di tristezza. Forte senso di tristezza e di delusione. E a volte di ridimensionamento, eh. Perché questi discorsi, secondo me, a Juventus non si possono fare. Cioè, non si possono sentire. Non devono passare nell'anticamera del cervello. E attenzione, sappiamo che uno sport si può fallire. Cioè, non è questo il punto. Non è che se sei la Juve devi vincere sempre. Però queste robe sono ben diverse dal vincere sempre. Non parliamo al passato, l'annata deve ancora finire. Sarebbe un bel risultato arrivare secondi. Poi la società fa le proprie valutazioni e le proprie scelte. Beh, per la Juventus arrivare secondi, secondo me, un buon risultato non può esserlo mai. Però anche qua, questa è la mia umile opinione. Ragazzi, un abbraccio. Anche oggi una mezz'oretta ce la siamo sparata. Dopo pranzo Vi faccio compagnia per il caffè e l'ammazza caffè. Io spero che possiate essere d'accordo con queste parole. Magari non sarete d'accordo e va bene lo stesso. Vi invito a lasciare
la vostra opinione qui sotto nei commenti. E come vi dico sempre ormai da un po' di tempo a questa parte, è dura, molto dura, però sono convinto che insieme possiamo farcela. Possiamo farcela e ce la faremo anche. Ce la faremo davvero. Sarà difficile, non voglio dirvi che sarà facile, ma ce la faremo, non molliamo. Forza Juventus.